Oltre confine, nuova puntata, una puntata che ci porta e ci lascia in terra bergamasca. Questa sera nessun prologo, voglio solo ricordare che a Zanica un certo Bortolo Sciocalonga e una certa Maria Scatolera generarono quella che è la nostra maschera, diciamo, tipica bergamasca, vale a dire Olgiupi de Sanga. Però, pari pari, verso il 1500, negli anni 1500, quando non c'erano le telecamere, quando non c'erano i monitor e quando non c'era neanche la luce elettrica, al massimo qualche lumino ad olio, neanche i candele, qualcuno pensò bene che si potevano cominciare a solcare, diciamo, le scene, portarsi magari idealmente dalla Bergamasca a Venezia per farsi conoscere, per far capire che anche nella terra bergamasca qualcuno poteva dare un qualcosa. Nacquero le prime compagnie itineranti che si muovevano per promuovere quella che era la teatralità o la conoscenza dei nostri luoghi, vale a dire la famosa commedia dell'arte rappresentata idealmente in terra bergamasca dagli Zanni. Dagli Zanni derivò anche la maschera di Arlecchino, famoso Arlecchino servitore di due padroni, famoso nelle sue diatribe con Gioppino da una parte e col dottor Balanzone con Brighella dall'altra. E a tal proposito questa sera, grazie anche alle conoscenze dirette del nostro validissimo regista, abbiamo l'onore, non certamente l'onere, di ospitare il gruppo o una rappresentanza del gruppo di Ranica, prima ho detto Zanica per Gioppino, qui invece siamo a Ranica, che è il gruppo degli Zanni, gruppo costituitosi nel 1967 e tuttora vivo, magari gocuriresco a pessetti di ricambe, però intat i ghe. Allora, in ordine, Ettore Roggeri, presidente, Nives Gritti, figlia e fondatore degli Zanni, Anna Fioroni, gli Zanni, e Franca Bordazzi, gli Zanni. La parola non alle signore, ma al signore, al signor presidente. Allora, come vi è nata l'idea o chi vi ha preceduto, come ha fatto nascere l'idea di costituire un gruppo che fosse veramente l'emanazione di quello che fu che furono gli Zanni, cioè i cantastorie, magari anche i Gioppini, diciamo, di allora? All'idea di questo gruppo, la nascita di questo gruppo, innanzitutto dobbiamo darla, diciamo, a un personaggio che è Roberto Gritti, appunto il papà di Nives, che è stato il fondatore, che assieme a altri amici, dopo un'esperienza avuta nel gruppo folcloristico Arlecchino, nel 67 hanno deciso di costituire un gruppo, appunto gli Zanni, prendendo il nome da questi attori della commedia dell'arte. Già il fatto di prendere questo nome voleva dire che c'era una voglia di arrivare a qualcosa di un po' diverso nel campo proprio della cultura popolare. Cultura popolare a ampio raggio. Ripeto, nasce nel 67 come gruppo folcloristico. Però già negli anni 70, un po' sull'onda del 68 se vogliamo, su quell'onda del folk revival che era di moda in quel periodo, comincia il gruppo a trasformarsi e da gruppo folcloristico comincia a diventare un gruppo di ricerca e ripropone quello che trova nelle ricerche sul campo. Un gruppo che opera e studia e trasmette anche quella che viene definita la cultura del basso, cioè proprio la storia del basso, la storia che nessuno ha mai scritto, che non si trova sui libri di storia. Da qui in poi sarà sempre una crescita, appunto, in questa ricerca, in questo riproporre diverse forme dell'espressione popolare. 1500-1600, l'esigenza di trasmettere un qualcosa di nostro, come poteva essere il piemontese che trasmetteva un qualcosa di suo, è dato anche, diciamo, nelle valli bergamasche, dalla prima intraprendenza di quelli che furono i primi pionieri della lana o dei panni cotti, e vale da dire, mi riferisco alla Val Gandino. I primi precursori che cominciarono a girare le vallate, i Grigioni, Salisburgo, eccetera. E qualcuno, venendo a casa, cominciò a dire: ma
se lei però anche se chi fa il teatrice piuttosto che so. E già a quei tempi allora nacque l'idea di arrivare ad un qualcosa. Ecco perché gli Zanni. Gli Zanni, se andiamo a vedere nella traduzione letterale, è praticamente un recitante girovago. Pensate una cosa. Noi adesso siamo qui, tranquilli, seduti al caldino con le telecamere non c'è bisogno di operatori, le macchine sono tutte automatiche, allora non esistevano queste cose, per farsi conoscere bisognava girare. E poi attenzione, si girava anche per un discorso di magnare, scusate se lo dico così, proprio di magnare. E gli Zanni a loro tempo partivano con qualcosina a spalle, magari se io ho la fortuna dei galasni o calcalè, e cominciava a portarsi o sulla sagra paesana o sulla fiera o su un qualcosa, proprio perché? Perché andavano in giro e ne avevano fatto di un'arte un mestiere proprio per la sopravvivenza. Perché come succedeva qui da noi, mi riferisco a Clusone 50-60 anni fa, io ero piccolino, non me lo ricordo, però ricordo mia mamma che me lo diceva, e i giorni scorsi, sapendo che questi signori sarebbero arrivati, sono andato a rinfrescarmi diciamo l'idea. Ho il famoso Merica, che era un signore di Bergamo piccolino, che veniva con la fisarmonica quando gli è la Parisciù, quando gli è il Tridio di Morcio, quando gli è Ergota, però gli lasciò anche lui per i Quardei e per i Piad de Busecca, perché non è che gli dessero dei soldi. Allora, signora Nives Gritti, innanzitutto complimenti perché lei è un'insegnante, l'ho scoperto prima a microfoni spenti. Posso sapere prima di presentarla cosa insegna? Insegna lettere all'Istituto Romero di Albino. Lettere a Romero. Guardi, io le ho fatte tutte nella mia vita. L'unica cosa che ricordo, io ho avuto la signora Rota come insegnante nelle medie. Sono stato l'unico, mi pecco di dirlo, però sono stato l'unico che sono riuscito a prendere una volta 9 in un tema. Perché tutti, matematica, allora slassamà, aritmetica, geografia, storia, eccetera. Ecco, a me piacevano le materie letterarie. Poi sono andato a riparare dei televisori e dei piccoli elettrodomestici, ma non fa niente. Diciamo che io amo le lettere. Le amo perché le ritengo una cosa sublime, una cosa bella. Allora, al di là dell'insegnamento, figlia del fondatore? Sì, cominciamo figlia del fondatore, per cui il gruppo Gli Zanni è stata la mia casa. Sin da piccolo ho respirato questa esperienza e ho continuato a farlo, seguendo prima mio papà e poi, dopo la morte di mio papà prematura, è morto nel 91, ho comunque sempre preso parte all'attività del gruppo. Adesso in modo un po' più marginale, perché insomma fra la famiglia e attività lavorativa ho meno tempo, però è diciamo un'anima che ho dentro di me. Mi piace molto portare avanti questa esperienza, perché è stata formativa per me e non solo per me, per tutti quelli che hanno transitato nel corso degli anni nel nostro gruppo. A tutti ha lasciato tanto, non solo a livello culturale, perché penso che il commedia dell'arte la si conosca poco. Io sono insegnante di lettere e la spiego molto volentieri, ma è in genere un po' trascurata anche dei libri, dei testi scolastici o degli insegnanti. Ovviamente uno fa dei tagli e magari taglia proprio la commedia dell'arte, preferisce Goldoni, perché la commedia dell'arte non ha prodotto nulla di scritto, è proprio tutta basata sull'estemporaneità. Quindi ma è proprio questa spontaneità che noi abbiamo voluto riproporre negli spettacoli di commedia dell'arte, perché è proprio lo spirito del popolo. E, quindi dicevo, le persone che hanno fatto parte del nostro gruppo da un lato hanno imparato a conoscere anche la commedia dell'arte, la nostra cultura anche locale, grazie alle ricerche che da sempre abbiamo fatto. E poi si è creata anche una familiarità, è ovvio che condividendo certe passioni poi si diventa amici, si cresce insieme. Allora, io ricordo di aver visto, quando avevo 8-10 anni, di aver visto
Benedetto Ravasio, prima di lui qualcun altro, però Benedetto Ravasio l'ho veramente sul cuore, anche perché poi io gestivo una sala cinematografica, lui veniva a fare questi spettacoli, diciamo, col Gioppino, con Arlecchino e con Brighella. Però per arrivare lì voglio soffermarmi un attimo sul Gioppino. Gioppino bucolico, mai sazio, un po' improvvisatore, e poi con questi tre enormi gozzi dovuti alla carenza allora di quello che era lo iodio, perché il sale, ricordiamoci, il sale, anche Gandhi fece una battaglia pacifica per il sale, perché il sale è il sale, è il sale dalla terra, è il sale per la sopravvivenza. Da lì arrivo agli Zanni, arrivo alla figura di Arlecchino. A me hanno sempre detto, e lasciando perdere i veneti, proprio i veneti, quelli di Venezia, che si arrogano il diritto di dire no, Arlecchino l'abbiamo inventato noi, pare che proprio sia, diciamo, nato dalle parti di San Giovanni Bianco, se non erro, e il suo vestito erano tanti pezzetti di stoffa messi insieme, stoffa, destras mettici insieme, perché non c'era altro. Signor... Lei l'ha fatto un po' l'Arlecchino, no? Diciamo che in questi 40 più anni di permanenza del gruppo l'ho fatto quasi 30 anni. Ecco, l'Arlecchino è proprio quella maschera, che figura dello servo sciocco, che però ha al suo interno una furbizia che è pari a nessun altro, diciamo, perché lui ne esce sempre con furbizia da tutte le situazioni. Diciamo, è considerato il servo sciocco rispetto ad esempio a Brighella, che invece è il servo colto, che anche lui più raffinato, però anche per loro il problema era uno: riempire la pancia. Sì, diciamocelo, perché la fame degli Zanni atavica è famosa, perché sulla fame gli Zanni hanno costruito commedie. Giustamente, come diceva Nives prima, su dei canovacci, perché non essendo mai stati scritti la commedia dell'arte, a differenza delle opere goldoniane, aveva un suo pregio che forse si è perso, perché su un soggetto si inventava. E lì era la capacità proprio degli attori. Se uno aveva i numeri, riusciva a intrattenere e sapeva anche adattarsi, perché giravano non solo nelle città, ma magari giravano anche nelle corti, e dovevano adattarsi, cioè potevano anche ridere furbamente il signorotto che li pagava, diciamo, usando quello che... E questo era dovuto a questo loro ingegno, cioè questo dover trasferirsi a Venezia per sbarcare il lunario, per adattarsi, si adattavano a fare i lavori poveri, dei manovali, scaricatori, servi, e per fare questo però lì aguzzavano veramente l'ingegno, e da lì riuscivano a far divertire la gente, voi anche perché questa parlata un po' incomprensibile, diciamo, il nostro dialetto, che già a Venezia, adesso sembra facile, però già a Venezia non era così proprio conosciuto, era abbastanza ostico. La fortuna, secondo il mio parere, le mie minime ricerche, secondo me la grossa fortuna, diciamo, delle genti di qua è stato essere assoggettato o gratificato da quella che era il Leone di San Marco, perché la Serenissima Repubblica di Venezia, a mio modesto parere, lo ripeto, era sicuramente mentalmente più aperta. Poi un'apertura così, per quei tempi, la si poteva magari trovare nel Regno delle Due Sicilie, perché i Borboni, a dispetto che fossero lazzaroni, ma lazzaroni non perché non lavoravano, lazzaroni nel modo di dire, eccetera, però molta gente, anche molti, diciamo, professionisti di allora, si rifugiavano dai vari Franceschello, perché Stato della Chiesa gli è molto più retrogrado, Ducato di Milano, magari Firenze, però Firenze mi sembrava il Granduca più snob. Poi, vabbè, c'erano tutti questi staterelli, se uno riusciva a entrare nelle maniche della duchessa di Parma piuttosto che quella di Piacenza, magari se la fa, beh. Però gli Zanni, soprattutto, proprio perché la Serenissima, se ci pensiamo, era una repubblica. A quel tempo erano tutti signori. Qui vigeva una repubblica, con le sue limitazioni, con le sue cose, però c'era un consiglio dei dieci, c'era un doge che, non per morte, ma naturalmente veniva anche sostituito. Forse c'era un minimo di fortuna in più.
proprio solo un minimo. Certo, dopo te cansiamo al disnaco, la sena sarà mia propria staccia, facilissima. Io ricordo un vecchio filmato che aveva passato ancora alla RAI, penso 30-35 anni fa, in bianco e nero, che faceva appunto vedere un pezzettino di quello che potevano essere gli zanni immessa alla nef con questa specie di priala, cioè di slitta, che tentavano dalla Val Brembana di raggiungere Venezia, perché se arrivavano in piazza San Marco forse Michel de Pieux i garia a spuntal. Sì, sì. Sbaglio? No, cioè, ripeto, la fame è stata un po' la trade union tra il lavoro e riempirsi la pancia, insomma, questa gente doveva mangiare, aveva problema di riempire la pancia e hanno sfruttato veramente le loro capacità che avevano innate, se vogliamo, favoriti perché giustamente, come lei diceva un attimo fa, Venezia era già una repubblica, cioè c'era una sorta di democrazia che in altre parti non esisteva. Se vogliamo, con i loro più libertà culturale, ecco. Cioè, Firenze era un'isola felice, diciamo. Si andava a Firenze, però andava quello che era proprio il dotto di Venezia, riusciva, permetteva anche a altri meno abbienti di poter sviluppare queste loro capacità. Stati della Chiesa con le legazioni romagnole dovevano essere una bella oppressione, perché il potere temporale sicuramente. Poi soprattutto nel periodo della controriforma censura, diciamo. Diciamo era... che Venezia ha garantito parecchia libertà d'azione, anche nel campo. Infatti, dell'editoria. Prima della pausa pubblicitaria voglio concludere una cosa. Uno dei pochi che gli diede un pochino di filo da torcere al Papa fu proprio il re di Napoli e Palermo, né? Perché nessuno osava contrastare. Ecco, perché veniva considerato potere temporale e nello stesso tempo un'emanazione, c'era solo l'imperatore del Giappone che era un'emanazione diretta dalla divinità. Va bene, si ferma per la prima pausa pubblicitaria, grazie. Seconda parte di questo Oltre Confine. Ettore, lei adesso ci dovrebbe commentare quello che poi il nostro regista ci proporrà. Cosa andremo a vedere? Andremo a vedere degli spezzoni dello spettacolo di uno degli spettacoli che noi riproponiamo. Uno spettacolo che ha un suo filologico, difatti è intitolato, lo chiamiamo Dai giullari alla filanda, perché proprio percorre una cronistoria partendo proprio dal Medioevo, dai giullari fino alla satira del potere, per terminare con proprio la commedia dell'arte degli zanni. Difatti prima si è visto qualche spezzone e poi riprende tutte quelle espressioni del popolo tradotte, ripeto, in spettacolo. Si vedranno delle danze che venivano eseguite in occasioni di festa, delle danze che si eseguivano sull'aia, dei giochi che sempre nell'ambito popolare, e arriva addirittura fino alla prima industrializzazione con un canto che di partenza di gente che sta partendo per l'emigrazione. Perciò è un filologico, una sequenza di tutte queste, utilizzando le varie espressioni che possono essere teatro, la recitazione, l'acrobazia, il canto, la musica, perché ci sono anche i musicisti che accompagnano queste nostre. Va bene, allora adesso seguiamo piacevolmente questo brano. Thank you.
Ecco, abbiamo visto piacevolmente uno dei primi mezzi di trasporto, sicuramente non un asino, neanche un cavallo e neanche il tram delle valli. La prima macchina in serie sembrava quasi la prima edizione di Ford. Poi abbiamo visto piacevolmente un'accolita di signore o signorine che ballavano, erano, diciamo, le presunte morose, perché poi abbiamo visto ad entrare i giovanotti. E devo dire che in tempi, che adesso ormai sono tempi tutti di perizoma e di tanga, vedere i gonnelloni fa anche piacere, perché a tempi alla televisione nella mattina, lo stavo dicendo prima così, adesso ci sono dei programmi talmente demenziali, gente che si deve mettere a letto per capire se si devono amare o meno alle 9 di mattina. Siamo arrivati anche lì, lasciando perdere le varie isole di Adamo ed Eva, eccetera. Ecco. Io preferisco, scusate, sarò bacchettone, ma io preferisco gli zanni. Questi sono proprio i contrasti d'amore. I contrasti, era il gioco che si svolgeva normalmente. Infatti all'inizio abbiamo fatto una danza con un canto proprio tipico della nostra zona, di un matrimonio. Mamma mia, la sposa le che. E peraltro lì si è utilizzato anche il costume tipico di Parre. Un costume secentesco. Poi invece gli altri costumi sono quelli tipici del mondo contadino, perché noi abbiamo cercato sempre in questi anni di valorizzare la cultura popolare, quella che è stata l'espressione della civiltà contadina fino all'epoca dell'industrializzazione, per quello che lo spettacolo arriva all'epoca delle filandere. Ecco, perché con l'industrializzazione, un po' una massificazione culturale, è finita anche questa spontaneità del popolo di esprimersi attraverso la musica, il canto, il teatro, perché ormai la gente non solo produce da sé il divertimento, glielo impongono, oppure lo trova già confezionato. Siamo bombardati da una mediaticità molto fattua, ma molto, molto, molto leggera. E poi ci si impongono e ci vengono imposti modelli che non, certamente non ci appartengono. Però guai, perché se andate semi in linea, vai, te semi in linea. Cioè, basta vedere, non la cito per un pudore mio, ce n'è una, bella, tutto quello che volete, quando sta 15 giorni senza apparire in TV, si inventa qualcosa, perché o il divorzio, o il bambino, o il presunto che è là, poi alla fine, te calca la sa fa, la sarà bella, la sarà argentina, la sa te calca te che ne ho, però te calca la fa, le gna la de e fa un vetro il lato B, ho capito? Però quando una esta sto lato B una volta, due volte, tre volte, di volte sare smeiet la faccia della set. L'ho detto in bergamasco, so che ci sono poi alcuni che mi rimbrottano, lo ripeto in italiano, sarebbe meglio vedere il viso, la faccia delle persone e non solo certi lati B, che potranno essere anche piacevoli, però sono anche stucchevoli alla fine. Allora, signora Anna, sì, così le cedo volentieri la parola. Lei che ruolo specifico ha in tutto l'inserto degli zanni? Allora, siccome è parecchio che sono nel gruppo, quindi ho ricoperto vari ruoli. Cioè, quando ero giovane, anch'io facevo parte di quelli che ballavano e facevano lo spettacolo. Adesso faccio altre cose e le faccio con piacere, perché così me le sento proprio con il cuore. Cioè, mi dedico soprattutto al mantenimento di tutto il materiale insieme a Franca, e mi dedico anche al mantenimento dell'archivio di tutto proprio quel materiale orale che abbiamo raccolto. Pian pianino lo stiamo digitalizzando, lo stiamo un pochino così, proprio dandogli una certa logicità, e così nello stesso tempo possiamo riutilizzarlo e riproporlo, perché ne abbiamo poi anche tanto, tanto che tante volte non ci rendiamo conto, non ci ricordiamo di quello che abbiamo raccolto, insomma. Sì, non dimentichiamoci che, rifacendoci al discorso della Serenissima, a quei tempi si portava un qualcosa da qui a là e poi si riportava indietro un qualcosa, perché non esistevano mezzi di comunicazione che non fossero, non so, i piccioni viaggiatori, per cui certe cose erano proprio trasmesse oralmente. Oralmente era trasmessa, non so, la ricetta del baccalà alla vicentina, come poteva essere tante cose, tante conoscenze che si acquisivano girando quel pochino, perché mi immagino che partire da qui e andare a Venezia, lì a mia proprio il Gir de l'Ort,
perché lo si doveva fare a piedi e immagino con certe strade e con certi rischi. Oggi i rischi sono magari di più, eccetera. Però a quel tempo, tra tagliaborse, banditi e robe varie, non so se uno riusciva a fare 10 chilometri senza che qualcuno volesse aggrapparsi. Signora Franca, lei aveva deciso di non rispondere alle mie domande, io infatti domande non gliene faccio. La conservazione soprattutto dei costumi sicuramente richiede una buona cura. Sì, infatti io e Anna facciamo anche questo, quindi... Taglio, cucito e, sì, e rammendo. Esatto, esatto. Io voglio solo dire una cosa come gruppo, che il gruppo mi ha dato tantissimo veramente, mi ha insegnato tante cose e sono contenta di esserci ancora. Perché, non lo so, per me è molto il fatto anche che facciamo spettacolo, canti, che, non so, facciamo parte, non so, entriamo nelle scuole, insegniamo a ballare, non so, facciamo delle cose piccole, no? Però molto importanti a livello di cultura, no? Anche perché... Beh, adesso scusate, io sono un po' emozionata ed è difficile esprimere un po'... No, vedo con piacere che siete tutti abbastanza coesi. Adesso permettetemi una battuta. Se venisse a mancare il Recchino, tutte che aspettate la reversibilità, no? Perché adesso Adichi la tira via. Beh, infatti Adichi adesso la tira via. Io è più di 30 anni che sono nel gruppo, quindi sono entrata nel gruppo in un periodo un po' particolare della mia vita. E Robby, proprio il papà della Nives, mi ha detto, ma allora cosa hai intenzione di fare? Perché non entri nel gruppo? Quindi per me è stata una bella cosa entrare nel gruppo. Lì abbiamo visto dei ragazzi con un muro, cos'era, scuole? No, allora questo sì, sono dei percorsi che noi facciamo con, in questo caso con le scolaresche di Ranica, è un percorso che è sulla conoscenza del territorio, ma il territorio non tanto della via, cioè, parlo, ripeto, di Ranica, questa è il retro di una villa nobile che c'è nel nostro paese e è uno dei pochi bassorilievi dove viene raffigurato l'eclissi di sole da una parte, l'eclissi della luna dall'altra e questa invece è la nascita dell'uomo. Sì, perciò portiamo questi ragazzi delle scolaresche a visitare e conoscere il paese, ma proprio a livello topografico, a livello di toponomastica, che si sono perse. Difatti noi non ci soffermiamo, diciamo, sulla via Dante, perché quella la troviamo in tutti i paesi d'Italia, si può dire, ma ci fermeremo sulla via Simone Elia piuttosto che la via Viandasso, ecco, che sono tipici della nostra zona. E come si svolgeva la vita fino agli anni, parliamo degli anni 40-50, quando prima che ci fosse la trasformazione di quelle cose mediatiche, come diceva lei, che ci si trovava, cioè il cantare era anche un modo per stare assieme, era per fare compagnia, per scambiarsi. Adesso purtroppo diciamoci, si è persa questa abitudine di cantare, si canta con le cuffie nelle orecchie. Se sa de so se, ecco, dirlo ad un meridionale curioso e poi tradotto, sette sacchi di legna secca raccolti sul Monte Secco sono utili a casa mia, i mecara cacà, è una bella cosa pagante. Detto ad un ragazzo o una ragazza di 10-12 anni bergamasca, ah ma no, perché... cioè oggi anche questo, e a me dà molto fastidio il perdere veramente la nostra originalità che è data dal dialetto. Io il dialetto lo considero una lingua, guai se in casa mia non si parlasse il dialetto, ma io lo parlo per abitudine, ma non perché ne ho una ragione, ma perché non dobbiamo perderci, ci stiamo perdendo dietro delle cose che non hanno niente a che fare con la nostra realtà. Lei da insegnante di lettere, qualcuno in classe parla ancora? Più nessuno parla. Più nessuno. Però traducono molto bene dalla struttura dialettale all'italiano. E beh, c'è qualcosa. Quindi non parlano né il dialetto né l'italiano a questo punto, fanno un mix che è improponibile a questo punto. Bisognerebbe essere veramente in grado di conoscere entrambe le lingue bene. Ecco. Perché ogni lingua trasmette una cultura, quando uno conosce la lingua, conosce anche la terminologia
Che riguarda la cultura, per esempio tutti i nomi degli attrezzi del mondo contadino ormai più nessuno li conosce, anche chi comprende il bergamasco però non conosce cosa sono queste, non so più neppure la funzione, e lì vuol dire perdere tutta la storia che è precedente agli anni 40. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso di conoscerlo, l'ho già portata qui una volta, la signora Benia Panteghini, insegnante e scrittrice in quel della Valgrigna, vale a dire a Bienno, un'altra persona, giustamente con la sua brescianità, che ci tiene. Ci siamo trovati in perfetta sintonia, perché anche lei dice: stiamo perdendo le radici. Il bresciano rispetto a noi non è dissimile. Ecco, non stiamo parlando di napoletano e di bergamasco, non è dissimile. Molte cose sono, diciamo, affini, poi ci sono alcune allocuzioni che magari la sciata o la gnara piuttosto che la sceta o... ecco, però... Sì, sì. Perché veramente a me dispiace, ma dispiace tantissimo disperdere quello che io considero la mia seconda. E la poi mia noi lo disprezziamo il bergamasco, però se si ritorna all'epoca degli Zanni, gli Zanni in teatro parlavano proprio il bergamasco. Voglio dire, il Magnifico parlava in veneziano, il Capitano parlava in spagnolo e gli Zanni, i Servi, parlavano il bergamasco. E con le loro rappresentazioni hanno girato mezza Europa all'epoca, erano anche alla corte del Re Sole, parlavano in bergamasco anche alla corte del Re Sole, anche all'epoca elisabettiana magari hanno portato le loro commedie parlando in bergamasco, quindi all'epoca non si è vergognato nessuno e l'hanno anche capito, probabilmente con la gestualità e la mimica si sono fatti comunque capire. Allora, senza essere spiritus, adesso mi dica che è la seconda pausa pubblicitaria, grazie. Ecco, siamo arrivati alla terza parte, ci siamo visti ancora uno spezzone, vuole commentare quello che abbiamo visto così velocemente? Sì, questa che abbiamo appena visto, diciamo, è la ricostruzione di una giornata che si svolgeva in una cascina. Siamo partiti con la veglia, abbiamo visto il momento dei giochi dei ragazzi, il canto delle ragazze, che della ragazza che si sente un po' tradita, e come vedete che stanno scorrendo sotto adesso, delle filastrocche che venivano riproposte. In questo spettacolo poi si tocca il momento del lavoro, della guerra, dell'emigrazione, e si termina con la veglia nella stalla, che era tipico delle nostre generazioni che ci hanno preceduto. La stalla era il momento dove venivano trasmessi i valori, era una sorta di scuola, trasmettevano questi valori e c'era questo passaggio di consegne e di proprio di vita dai vecchi ai più giovani. Questo. Sì, le storie di Cascina ce le ricordiamo nell'Albero degli Zoccoli, sì, ecco. Ecco, l'ottimo film di Ermanno Olmi, ce lo ricordiamo proprio perché era il luogo, chiamiamolo di aggregazione, era il luogo anche per stare al caldo, sì, magari poco igienico agli occhi dei giorni nostri, però era il modo per stare al caldo, magari con un caldo umido, era il modo anche per lavorare a maglia ragazze, donne, per fumarsi la pipa chi se lo poteva permettere negli uomini, e consentitemelo, noi siamo tutti di estrazione, immagino,
cattolica, la recita del Santo Rosario, che lì avveniva regolarmente tutte le volte che si riunivano. Perché il DMI alla televisione e il DMI al lato B de Etta, per essere sano. Ma peraltro noi abbiamo anche uno spettacolo sulla religiosità popolare, che comprende canti, ma anche quelle pseudo preghiere, oppure quelle litanie particolari che riguardano abbinate ai santi e che riguardano, non so, una previsione del tempo. Non so, col tal santo ci si aspetta il bel tempo o il brutto tempo. E secondo quello che era il sapere dei contadini, ecco. E ha quindi uno spettacolo anche su quello, poi uno spettacolo specifico sul lavoro e uno spettacolo specifico anche sulla guerra, che è stata purtroppo un'esperienza costante per il popolo, vissuta tragicamente dal popolo. E l'anno scorso abbiamo realizzato proprio uno spettacolo specifico sulla Prima Guerra Mondiale in occasione, insomma, del centenario. Raccogliendo comunque le testimonianze di alcuni, diciamo così, reduci di Ranica e dintorni, che abbiamo voluto riproporre. Li avevamo intervistati quando erano ancora in vita, ovviamente. Però Città Alta, il sociale, sì. Mi riferisco al teatro recentemente restaurato, luogo di aggregazione a quel tempo per quello che era la borgata alta. Nelle valli c'erano parecchi teatrini. Il più famoso, il più storico e quello che a me risulta il più caro in assoluto, quello del Circolo Fratellanza di Casnigo, perché ragazzi, quello lì è veramente un bijou. Ne approfitto per salutare tutti gli amici del Circolo Fratellanza e l'Eugenio Rossi, che è sempre una cara persona. E a proposito di Casnigo, così anche per stemperare, perché Casnigo è famoso anche per tutti i suoi detti, lì c'era sempre seduto sul muretto quel famoso signor Giovanni, però poi i tempi sono cambiati, lui è maturato lì sul muretto seduto, aspettava che la sua casa passasse di lì, perché intanto se la terra la gira, Dio santo, il disudeo lo terra, de che l'ol passerà anche la metà. Ma la cosa che mi ha fatto più specie è stato quel giorno che è arrivato un pullman. E sul pullman sono saliti parecchie persone, tra cui anche un paio, diciamo, diversamente abili con le carrozzine. Il pullman è partito, lui, il Giovanni, tutto è andato nel bar a chiedere: ma induai in Dutch? Chi l'ha induai in Dutch? Elga dice: andaccia a Lourdes. Ah, è andaccia a Lourdes. Settimana dopo è lì, tranquillo, il pullman ritorna, ste persone sono scese dal pullman, chi ancora col suo bastoncino, chi con la carrozzina, e sto giù anche se mi degrignà come mi mat, e disse che degrignaldi, scommette che si riaffoi tu a serata. Allora, anche questa certo, fa parte del nostro, chiamiamolo, vivere del nostro sì. Vernacolo. Trasferte all'estero? Chi ne parla? Parla tu e tanti. Trasferte all'estero? Dice, poche? Sì, parecchie. Abbiamo, diciamo, abbiamo girato, si può dire, tutta l'Europa. Più volte, no? In Spagna, Francia, Germania, Olanda, Svezia, Danimarca, cioè, l'Unione Sovietica, ex Jugoslavia, Cecoslovacchia, con, anche, ci siamo anche andati oltre i mari, perché sia stati in Tunisia, sia stati più volte in Israele, sia stati in Siria, siamo riusciti a portare la nostra tradizione negli Stati Uniti e anche in Canada, perciò in questi 49 anni ormai di attività il gruppo ha sempre viaggiato parecchio, ecco. E abbiamo avuto anche delle grosse soddisfazioni, perché è successo ancora di fare spettacolo davanti a 25.000 persone, insomma non è semplice a Cartagine, al Festival di Cartagine, o più recentemente in Siria, quindi davanti, purtroppo in alcuni di quelli che sono stati anche distrutti, ci abbiamo visto delle immagini, ecco, che qualcosa è stato distrutto, Palmira. Ecco, qui a Palmira per esempio, e alcuni di quei monumenti purtroppo sono stati distrutti, lì c'è un teatro, in questo teatro c'erano quasi 4.000 persone, ecco che si questo vede. Teatrino, ecco. Che hanno restaurato e riutilizzato proprio per queste
per fare queste manifestazioni. A Bosera c'erano 15.000 persone. E adesso chissà se, e se abbiamo ci avuto, sarà. E siamo riusciti anche noi, come succedeva agli Zanni dell'epoca, a farci capire, nonostante facendo, riproponendo la commedia dell'arte e riportando le varie altre espressioni. Ma sì, io sono convinto che la gestualità, poi la spontaneità, eccetera, alla fine uno non capirà le parole, però capisce il senso della cosa. Sì, che picca. Cioè, è normalissimo. Adesso è come un coro che mi va fuori dall'Italia. È ovvio che se il canta sceso per l'arca monega, magari capisci mie che le tre di, però vuoi perché la tiritera canora, certo, vuoi modo... per la musica, ecco, è normalissimo. Sì. Normalissimo. Infatti noi abbiamo anche degli scambi con questi, dove siamo stati in parecchi di questi posti, abbiamo un'altra attività che del gruppo è l'ospitalità di gruppi folcloristici che vengono da altri paesi, che abbiamo conosciuto e con i quali abbiamo intrattenuto ancora oggi dei momenti proprio di amicizia, e li ospitiamo durante l'estate che si esibiscono qui da noi. Perciò c'è una continuità di conoscenze e di scambi anche culturali con altre realtà che fanno anche loro questo, diciamo dalla cultura popolare hanno fatto anche loro una sorta di scelta di vita nel riproporla e portarla in giro. E anche qui, questo è un gruppo che proviene dal Cile, che abbiamo avuto ospite qualche anno fa da noi durante l'estate, e anche lì abbiamo avuto, diciamo, da tutto il mondo, perché abbiamo avuto dall'India all'America Latina, ai paesi dell'Unione Sovietica, all'Africa, perciò l'Europa, dai francesi, spagnoli, agli inglesi, agli svedesi, cioè abbiamo avuto un po' di tutto il mondo anche noi, ecco. Supporti finanziari, diciamo, regionali, statali, tocco un tasto che ormai penso che più sfondata di sé sarà mia. Allora, c'è ancora qualcosa, non esiste, allora, ma non le abbiamo mai. No, allora possiamo, non dire, è mai esistito niente. Per non noi abbiamo, non abbiamo mai avuto, mai veramente. Il nostro gruppo è riuscito sempre a sopravvivere e a vivere naturalmente degnamente con le nostre forze. Non abbiamo mai avuto una sovvenzione che sia proprio in ordine dal comune, alla regione, alla provincia, allo Stato. Cioè, sponsor, diciamo, privati, no, che vi accompagnano. Finora siamo sempre riusciti sempre da soli. Da soli, ecco. C'è però il comune, sì, comunque ci Il comune ci ha dato una grossa, dobbiamo dire grazie a questo, perché ci ha dato la possibilità di avere una sede all'interno del paese. Quello è. Avrete visto, penso che prima sia il minimo che una municipalità possa fare per un gruppo costituito e affermato. Sì, anche e poi perché ci dà anche la possibilità durante l'estate di ospitare questi gruppi stranieri all'interno delle scuole, e quindi poi vabbè, gestiamo noi tutto dall'allestimento cioè al momento di preparargli il vito e tutto quanto, però ecco, i locali e l'occorrenza ce li mette a disposizione. Non dovendo andare sulla soluzione alberghiera, ovviamente la cosa sarebbe meno. Sarebbe impensabile per le nostre. Ecco, queste invece che state vedendo sotto queste immagini sono una raccolta di strumenti che abbiamo noi nella nostra sede, strumenti che tutti di tradizione popolare, che in questi anni siamo riusciti a raccogliere, ci hanno donato, alcuni li ha costruiti anche il papà di Nives a suo tempo, e che abbiamo nella nostra sede. La nostra sede infatti viene utilizzata anche da scolaresche per visitare e vedere questa raccolta, che penso sia unica. Sono più di 200 strumenti, vedete qui abbiamo alcuni dei nostri musicisti che ripropongono l'utilizzo di questi strumenti. Cultura, scuola, serenità, sicuramente amicizia, ricambio generazionale, nota dolente. Allora, nota dolente, me l'immagino. È sì, un po' nota dolente. C'è lo zoccolo duro delle persone che vanno dalla mia alla sua età, diciamo questa fascia d'età, e teniamo, ma noi ovviamente ci dedichiamo soprattutto alla musica, al canto, non più alla parte acrobatica, ovvio. E c'è un gruppetto di giovani, sì, ancora. Però ce ne vorrebbero di più. Certo, e quindi sono quelli che ci sono, sì, sono abbastanza, cioè sono convinti, sono pochi. Ce la mettono proprio tutto, e anche adesso stanno organizzando
degli stage di danze per i ragazzi, perché vorrebbero proprio contattare altre persone della loro età e così per, affinché facciano parte del gruppo. Però ecco, è una cosa molto, molto complessa. Insomma, ho visto sulla realtà bresciana qualche ragazzo o qualche ragazza, diciamo, non di nostra estrazione, non necessariamente di colore, che però è molto motivato. Ne ho visti sia in Val Camonica che verso proprio Brescia città, gruppi romeni, bielorussi e così, che ci tengono. Cioè gente che ormai è qui che secondo me si è integrata o si sta o sta finendo il progetto di integrazione. Qualcuno giù da voi no? Tutti no, allora, no, da noi no. Forse ecco, noi dal punto di vista anche dell'immigrazione non avete magari mai approcciato o magari sono loro titubanti a non arrivarci. No, proprio come paese anche non abbiamo una grossa, non avete, boh. Non abbiamo una grossa immigrazione nel nostro, nella nostra zona, diciamo, cioè, e questi, ecco, questo è un'altra attività, sono dei corsi di danza per ragazzi che proponiamo ai ragazzi che vengono, vogliono partecipare, tutte danze popolari. In questo caso facciamo un excursus non solo di quelle italiane ma anche di altri paesi. Ecco, questi corsi di danze poi vengono anche proposti nelle scuole, e così su richiesta, e poi tutti gli anni abbiamo una buona collaborazione con l'oratorio di Ranica, hanno una classe filtro che viene nella sede e come laboratorio, il laboratorio gestito dai nostri ragazzi più giovani, e fanno proprio questo laboratorio di danze popolari. Sinergia tra parrocchia e gruppo, ma anche con altre attività. Quest'anno, ad esempio, abbiamo partecipato a un progetto Attori non per caso, che coinvolgeva le realtà, diciamo, locali con i tre centri diurni integrati che ci sono sul territorio, proprio per stimolare, per far vivere ancora a queste persone la loro vita. Ecco, sono anziani, alcuni con problemi, diciamo, anche di Alzheimer, però c'è questo progetto, questa collaborazione con le varie istituzioni, con le quali noi, anche con i ragazzi, ci hanno fatto Giovani Sinergia in Comune, i nostri ragazzi hanno partecipato a questo, cioè sono tra i collaboratori e anche alcuni organizzatori di questi. Ecco. Il gruppo è sempre stato aperto a tutto quanto si svolgeva nel paese. Per anni abbiamo animato il paese, proprio nel vero senso della parola, oltre che con le scuole poi. E poi una delle ultime immagini che sono scorse prima ci fa riferimento anche agli spettacoli che organizziamo nel mese di marzo, un 3 o 4 concerti a cadenza settimanale, concerti di cultura popolare, di canti e musica popolare, non esclusivamente legate alla zona, ma cerchiamo anche di ampliare il raggio d'azione, quindi ci sono anche gruppi di cantanti o cantautori a volte che vengono da Sud Italia oppure da altre zone, perché poi è bello alla fine, dopo il concerto, mettersi a cantare. Io conosco questa versione, io ne conosco quest'altra, ed è un bel confronto, perché poi alla fine si impara che la cultura si esprime in modo diverso, ma le esigenze che fanno nascere cultura sono sempre le stesse e ci si sente più fratelli, diciamo così. Ecco, noi siamo addirittura all'arrivo, mancano pochi secondi alla chiusura, però mi preme ricordare il 12 di marzo, proprio a Ranica, ci sarà una serata, è un sabato, una serata dedicata al ricordo di quello che sono stati gli infoibati, un ricordo dei Giuliani, dei Dalmati. Io li ho ricordati settimana scorsa, ho appreso anch'io e mi sono fatto dare la conferma, perché questo signore aveva il calendario in tasca, mi ha detto sì, il 12 di marzo facciamo una serata in ricordo di quei tragici avvenimenti lì successi 69-70 anni fa, perché gli infoibamenti non sono stati fatti nel periodo della guerra, sono stati fatti un attimino dopo, quando si è voluto, diciamo, tra virgolette, da parte della Jugoslavia cacciar via quelli che erano gli ospiti ormai indesiderati.
A me non resta che ringraziare tutti voi di essere stati qui. Ovviamente immagino che esista un sito dove uno possa andare a vedere Zanni, Folk, Ranica. Ormai i computer lo sanno usare tutti, magari un tantino meno io. Ripeto, ringrazio voi per essere stati i nostri ospiti. Ringrazio chi sopporta le mie tediosità, soprattutto quando faccio certi prologhi in questa trasmissione. E non dico, come al solito, concludiamo ad maiora. Stavolta va a salutare Sottocisse in Bergamasque, perché se di Bergamasque è in ga detigni il nostro dialetto. Va a salutare Sottocisse. Arrivederci. Grazie.